Oggi a Frisa, inaugurazione dell'isola ecologica, grazie al fattivo e contributo di Ecolan, oltre all'amministrazione comunale. Si tratta, Presidente Massimo Ranieri, del secondo insediamento dopo l'isola ecologica della zona 167 di Lanciano. Sì, noi l'abbiamo definite ecoparchi, ecoparchi pubblici, sono delle aree rigenerate dal punto di vista urbanistico e quindi rivissuto dalle comunità. Come vedete anche qui oggi, come era successo qualche mese fa a Lanciano, la gente partecipa in maniera attiva e quindi è una riappropriazione di spazi. Chiaramente all'interno di questo parco c'è anche la gestione dei rifiuti, nel senso che ci sono due strutture dove si può conferire plastica e olio vegetale e in cambio, attraverso un sistema di punteggio, si può usufruire di acqua o di altri servizi. Ecolan è un'azienda virtuosa, come ha sottolineato anche lei, con dati diciamo oggettivi e non di parte, si staglia in una virtuosa classifica nazionale tra le prime aziende del settore, finanche più in alto di regioni storicamente superiori e virtuose rispetto alla nostra. Sì, è di qualche giorno fa lo speciale di Legambiente sui comuni ricicloni, in particolare i rifiuti free, che ci pone in una classifica dei consorzi sopra 100.000 abitanti all'11° posto in Italia, dopo le realtà più virtuose chiaramente del nord Italia, dove diciamo, la gestione dei rifiuti è avanti ormai da tempo. Però noi ci classifichiamo appunto, siamo undicesimi e dopo di noi ci sono altre realtà sempre del nord Italia e quindi siamo la prima società pubblica del centro-sud Italia. Dopo di noi c'è una società delle Marche e poi ancora più in fondo la Calabria. Quindi noi in questi anni abbiamo costruito effettivamente una realtà che ci riconoscono ormai a livello nazionale. Una prossima isola ecologica nascerà a Paglieta, ma sono tanti gli eventi e le iniziative che Ecolan ha in serbo per il futuro anche prossimo. Certo. Il prossimo ecoparco è nel comune di Paglieta, l'ha detto il sindaco nel suo intervento, è un'iniziativa anche lì importante e vogliamo andare anche oltre, per esempio anche in queste strutture già esistenti vogliamo realizzare anche qui un nuovo sistema di gestione, ad esempio non solo dei rifiuti ma anche vogliamo sperimentare il book sharing che abbiamo visto in altri paesi europei ma anche nel nord dell'Italia. E quindi metteremo anche in questi parchi delle strutture con la possibilità di usufruire di libri, quindi chiunque può prendere il libro, portarne uno nuovo e così via. Quindi queste aree sono e devono diventare dei luoghi di aggregazione. Presente oggi a Frisa anche l'assessore regionale Nicola Campitelli, che tra le tante competenze ha anche quella strettamente legata alla giornata di oggi, ovvero l'ambiente. Una regione Abruzzo che ha adottato, come lui ha detto, dei provvedimenti importanti in tal senso. Sì, assolutamente sì. Oggi è una bellissima giornata qui a Frisa. Inaugurazione di un ecoparco, si raggiunge un duplice obiettivo. Da una parte quindi si aumenta la qualità di vita dei cittadini e quindi si elimina il degrado, dall'altra parte questo ecoparco aiuta anche a sensibilizzare i cittadini verso le tematiche ambientali, quindi perfettamente in linea di quelli che sono anche gli obiettivi della Regione Abruzzo. Noi in tematiche ambientali abbiamo già dimostrato dall'inizio del nostro mandato che vogliamo proiettare la nostra regione verso il futuro, per questo abbiamo approvato sin dall'inizio una legge regionale basata proprio sull'economia circolare, quindi una gestione sostenibile dei rifiuti. Vogliamo adottare quel principio che ci viene dettato anche dall'Europa, quella di vivere bene entro i limiti del nostro pianeta, il che significa che noi vogliamo dimenticare in modo definitivo quel principio dell'usa e getta, dell'economia lineare che ha portato grandi danni al nostro ecosistema, che non interpreta più la società di oggi, e vogliamo proiettarci verso il riuso, il riciclaggio, la prevenzione nel produrre i rifiuti e quindi verso l'economia circolare. Abbiamo obiettivi importanti.
importanti da raggiungere anche rispetto ai conferimenti in discarica, e questo lo si può fare se solo se le istituzioni, quindi regione, provinci, comuni, riescono in effetti a sensibilizzare e a responsabilizzare i cittadini. Solo se tutti quanti insieme corriamo verso la stessa direzione, l'obiettivo lo possiamo raggiungere. Sindaco di Frisa, oggi è una giornata importante per la vostra comunità. Sì, una giornata veramente importantissima, perché ridiamo vita a questo spazio che aveva la sua età, un spazio importante per la nostra comunità, perché i bambini venivano a passare delle ore spensierate, però purtroppo i giochi erano un po' rovinati. Noi abbiamo approfittato di un'opportunità, abbiamo reinstallato dei giochi nuovi, abbiamo tutti i giochi a norma, ricreato la possibilità di aggregazione, di socializzazione, anche di possibilità di fare della didattica con una panchina con lavagna, quindi anche le scuole ne possono usufruire, e soprattutto abbiamo messo un tassello importante per la sensibilizzazione al rispetto dell'ambiente con le attrezzature installate che permettono il riutilizzo soprattutto della plastica per, secondo i principi dell'economia circolare, quindi rispetto per l'ambiente. Chiedo a tutti i cittadini che sia dato il giusto rispetto a questo spazio, perché noi abbiamo fatto dei sacrifici per rimetterlo in sesto. Ora chiediamo il contributo di tutti per farlo tenere in buono stato. È un bene di tutti quanti, non è un bene solo dell'amministrazione. Minuti per questa manifestazione che ci inorgoglisce un po', e anzi tanto, e benvenuti a tutti gli ospiti che non sono di Frisa, ai colleghi sindaci, saluto l'assessore Campitelli, presidente della provincia, sindaco di Lanciano, il sindaco di Atessa, presidente del CDA dell'Agir, cominciamo con le gaffe, sindaco di Paglieta, presidente del CDA dell'Agir, e un saluto a tutti voi cittadini. Comincio subito con i ringraziamenti, e dobbiamo ringraziare la ditta Eco Control di Fausto Di Stefano, che ha fatto un lavoro egregio e che poi avrete modo di vedere di persona. Ecolan, che ci ha dato una mano sempre nella realizzazione, e poi si occuperà anche della gestione di tutti dei rifiuti che vengono fuori da questa isola ecologica. Marconi Solution, Diego Testa e la ditta Lanci Fabio, che ci ha installato il wifi. Il preside, professor Gaeta, tutti i docenti della scuola primaria, della scuola secondaria di Frisa e tutti i ragazzi della scuola, in particolare i ragazzi della quinta elementare e della terza media, che hanno realizzato ci hanno permesso di realizzare questi bellissimi pannelli. Gli operai del comune, Marcello, Rodolfo, Franco, l'ingegner Di Lorenzo e la geometra di Maria Loreta Giovannangelo, ingegner Di Lorenzo che è stato anche progettista e direttore dei lavori di quest'opera. E poi tutti i volontari che ci hanno dato una mano a realizzare questo ecoparco. Giovino Di Nenno, Mario Di Nenno, Franco Di Paolo, Cipolletta Nicola, che ci ha fornito l'acqua dal pozzo per innaffiare il giardino, Carmine Garzarella e Alessandro Lanci. Spero di non aver dimenticato nessuno. Come sapete, io mi emoziono un po' in queste manifestazioni, però questa per noi è la prima, il primo momento in cui abbiamo portato a termine un'attività della nostra amministrazione. L'abbiamo fortemente voluta,
abbiamo impiegato forse un po' di tempo per realizzarla, perché comunque siamo passati in questi 2 anni di pandemia che ci hanno rallentato un po' le operazioni, però ci abbiamo creduto dall'inizio e abbiamo lavorato tanto. Ringrazio tanto anche i consiglieri comunali che la mattina presto venivano a prendere l'acqua, innaffiare, insomma tutte le opere connesse che sono state fatte. Questo ecoparco nasce per vari motivi. Uno è sicuramente quello di ridare vita al parco giochi che era datato, era stato creato più di 10 anni fa, i giochi che c'erano erano diventati ormai vecchi, non erano più a norma e quindi abbiamo pensato che era il momento di sostituirli e abbiamo sfruttato questa occasione per andare anche al passo con i tempi, quindi oltre a giochi che sono a norma sono stati installati anche delle attrezzature multimediali, c'è il wifi libero, tutti possono connettersi, ci sono 2 tavoli multimediali, c'è una panchina che può essere una panchina con una lavagna che può essere utilizzata per scopi didattici e poi anche un'attenzione fondamentale all'ambiente. Abbiamo installato un'isola ecologica che servirà per la gestione, diciamo, in quei momenti di emergenza che qualcuno non può conferire i propri rifiuti perché insomma, c'è stata una festa, non può conferire che il giorno dopo non c'è la raccolta dell'indifferenziato, allora c'è la possibilità di conferire qua. Abbiamo avuto molte richieste da parte di persone non residenti, quindi qualche turista che si comincia ad avvicinare oppure i nostri concittadini che risiedono in altri paesi che tornano d'estate, che hanno difficoltà a smaltire soprattutto l'indifferenziato e l'umido nei giorni in cui magari ripartono quando non c'è la raccolta di quella tipologia di rifiuti e quindi a loro verrà data o con l'app o con una tessera verrà data la possibilità di poter smaltire i rifiuti e poi dentro ci sarà l'attrezzatura che permette di sfruttare i principi dell'economia circolare, quindi di trattare il rifiuto non più come un problema ma come una risorsa. E poi ci saranno i tecnici che spiegheranno bene come funzionerà il tutto, però per capirci, noi abbiamo le bottiglie di plastica, anziché smaltirle anche con la raccolta differenziata, andiamo a smaltire dentro questo impianto e ci verrà al raggiungimento dei punti, di determinati punti, ci verrà data o la possibilità di prendere o dell'acqua liscia, gassata, comunque acqua fresca oppure sapone liquido e lo stesso c'è la possibilità recuperando dell'olio esausto. Non voglio dilungarmi di più e vorrei che portasse il suo saluto il presidente dell'Ecolan, il dottor Ranieri. Grazie sindaco, particolarmente onorato per l'invito, perché il sindaco di Frisa, oltre ad essere il sindaco di Frisa, è un mio collega, siamo 2 geologi, quindi siamo 2, diciamo, geologi prestati, lui alla comunità, io insomma dico sempre alla Monnezza, così tanto bene. Questo è uno dei tanti ecoparchi che vogliamo realizzare, abbiamo realizzato insieme ai nostri comuni, uno a Lanciano, questo è il secondo, poi ce ne sarà un'altra a Paglieta e sono quelle strutture che servono a rigenerare spazi pubblici magari abbandonati. Sono presidi non solo ambientali ma anche presidi del territorio, qui ci sono luoghi
dove è necessario che la comunità si riappropri proprio di questi spazi. Quindi diciamo queste strutture che in questo caso il sindaco, l'amministrazione comunale di Frisica ha realizzato e vogliamo noi realizzare con gli altri comuni servono proprio a questo. Quindi c'è tutta la struttura legata al parco giochi, ai giochi, c'è un sistema di panchine, c'è con il wifi, c'è un sistema di raccolta dei rifiuti, come diceva prima il sindaco. Io non mi voglio dilungare troppo, però vi voglio dare qualche dato. Noi abbiamo preso Frisa qualche anno fa e ho i dati. Frisa viaggiava con una raccolta differenziata nel 2000, così vi do qualche numero, ce lo giochiamo all'otto magari. L'anno scorso abbiamo chiuso a Frisa con un 82,65% di raccolta differenziata, e nel 2018 avevamo 75%, nel 2017 66% e nel 2016 52%. Chiaramente tornando indietro la gestione era quella privata, questo a testimoniare che la gestione pubblica, quando funziona chiaramente, dà buoni risultati, perché l'obiettivo della società pubblica non è quella di fare utili, ma è quella di dare servizi alla comunità, quindi al comune, e questi risultati si ottengono perché c'è una comunione di intenti da parte dell'amministrazione comunale, della società pubblica e da parte dei cittadini. Quindi questi risultati si ottengono proprio perché c'è una volontà da parte dei cittadini di migliorare la qualità della vita di questo territorio, in particolare di Frisa. E anche i costi sono diminuiti, benché i servizi sono aumentati, tant'è che mi sono scaricato proprio questa mattina dei dati dal catasto rifiuti dell'ISPRA, quindi non sono dati né della Ecola né del comune di Frisa, e vi posso garantire che oggi viaggiamo a circa 112 euro ad abitante qui a Frisa. Pensate che la media regionale è di circa 170 euro ad abitante, quindi siamo ben al di sotto di quello che è la media regionale, ma chiaramente questo su tutti i comuni gestiti dalla Ecolan. E la bontà del nostro lavoro, e quando parlo di nostro lavoro intendo dire il lavoro fatto dai cittadini prima di tutto, dai sindaci e anche poi dai nostri operatori, sono 320 quelli che girano su 71 comuni del nostro territorio, e i risultati ci danno in qualche maniera anche qualche soddisfazione. È proprio di questi giorni la pubblicazione di uno speciale di Legambiente che è una classifica dei consorzi sopra 100.000 abitanti, consorzio società per azioni pubbliche come la nostra, ci pone all'undicesimo posto in Italia, e pensate che nei primi 10 posti sono tutti consorzi del nord, dove diciamo la gestione dei rifiuti è avanti, perché negli anni insomma noi scontiamo qualche ritardo. Quindi vi dicevo, siamo all'undicesimo posto tra le migliori società del Veneto, del Friuli, del Piemonte e della Lombardia. Dietro di noi ci sono ancora altre realtà virtuose del nord dell'Italia, quindi noi ci poniamo, siamo sicuramente i primi del centro-sud Italia. E in queste classifiche c'è di nuovo una graduatoria dei comuni, questo è uno speciale che è riferito ai comuni rifiuti free, cioè quelli che producono meno di 75 kg di rifiuto che poi va smaltito in discarica, e nei primi 3 posti abbiamo 3 comuni di Ecolan, gestiti dalla Ecolan, sono Archi, Filetto e Santa Maria in Barca. Nei primi 44 posti ci sono 21 comuni gestiti dalla Ecolan, tra l'altro anche il comune di Frisa con una percentuale che sfiora l'80%. Quindi questi sono i risultati, e sono risultati che si possono ottenere quando c'è una collaborazione tra amministrazioni, tra società e soprattutto cittadini. Io vi ringrazio e grazie di nuovo. Grazie Massimo. Io inviterei per un saluto il sindaco di Paglieta come rappresentante del presidente del consiglio di amministrazione dell'Agir. Grazie, buonasera a tutti. Io volevo dire semplicemente questo, insomma, complimentarmi con voi per questi risultati lusinghieri nella raccolta dei rifiuti.
e fare assieme a voi una riflessione, che tutto questo, la nascita dell'Ecoland, la creazione a Lanciano del primo ecoparco, la creazione a Frisa di questo secondo ecoparco e presto a Paglieta di questo terzo, io credo che tutto questo non sia affatto casuale. Questa sensibilità verso l'ambiente che noi, popolo della Frentania, abbiamo dimostrato e dimostriamo quotidianamente, viene da lontano. Noi siamo quel popolo che 40 anni fa sconfisse la sangrochimica e in tempi più recenti Ombrina, le estrazioni di petrolio al lago di Bomba. E non è nemmeno un caso che qui abbia residenza, qui a Frisa, il presidente dell'associazione di tutela dell'ambiente più importante della Frentania, Alessandro Lanci, Nuovo Senso Civico. Quindi tutto questo mi riempie il cuore, perché io da presidente di questa autorità, e essere presidente di un'autorità così importante che risiede in un territorio che condivide la mia stessa sensibilità verso l'ambiente, è qualcosa che mi soddisfa enormemente, e per questo io vi ringrazio tanto. Grazie. Grazie Presidente. Un saluto da parte del Presidente della Provincia, Sindaco di Lanciano. Grazie Nicola, oggi c'è la fascia del Presidente della Provincia, dovrei mettere pure quella tricolore di Lanciano, ma poi diventava difficile presentarsi. Grazie Nicola di questo invito, sono contentissimo di essere qui, le nostre due città collaborano sempre, in questi anni abbiamo avuto sempre contatti positivi e tu anche adesso come presidente dei geologi rappresenti una realtà di questo territorio che è partita da sindaci che hanno avuto la volontà di costituire una società come l'Ecoland e che insieme hanno fatto un percorso che oggi ci posiziona nelle primi posti in Italia. L'ha detto Massimo, ci ha dato in diretta, penso che oggi l'abbia annunciata questa bellissima notizia. E poi con l'Ecoland che continua a costruire questi parchi bellissimi, per cui io al presidente dell'Ecoland, se mi ascolta, io direi di cambiare, lo sta? Di cambiare nome, non Ecoland ma Ecolandia, perché ormai dai rifiuti sei passato ovviamente con i tuoi collaboratori a costruire un percorso che disegna questo parco, che è frutto di tanti sacrifici di questo sindaco, di questa amministrazione, di questa città. L'ecoparco è costato una cifra, metà era a disposizione di un finanziamento, il resto si è raschiato il barile, si è trovato di tutto e Nicola ci è riuscito, questo bisogna dirlo, perché i cittadini pensano che sia tutto facile, insomma si decide e si fa, no, noi sindaci viviamo un'esperienza difficilissima, complicata e quindi dobbiamo fare i conti con le nostre casse. Per fortuna abbiamo una tariffa della Tari che è molto bassa e questo ci aiuta, e quindi questo significa che i sindaci sono stati bravi a prescindere dalla colorazione politica, questo voglio dirlo. Ringrazio anche l'assessore Campitelli che questo percorso l'ha accompagnato, assessore regionale all'ambiente. A prescindere dal colore politico c'è ormai una coscienza che unisce i sindaci e che permette di far crescere questo territorio ed essere un'eccellenza a livello nazionale. Io come sindaco di Lanciano e come presidente sono contentissimo e vorrei che faceste un applauso al sindaco, che significa il sindaco e tutta la comunità di Frisa. Grazie, auguri. Grazie Mario, mi fa emozionare. Assessore, tu sei molto attento alle tematiche ambientali, lo hai sempre detto in tutte le occasioni, l'hai non solo detto ma anche manifestato. Prego. Grazie Nicola, grazie a te e a tutta l'amministrazione comunale, saluto tutti i cittadini, vi voglio ringraziare perché tornare a Frisa è sempre un piacere, è motivo di incontro, di emozione, perché mi dai la possibilità di rivedere tanti amici. Poi
Oggi stai inaugurando un ecoparco, stai restituendo la città al paese di Frisa, quindi alla comunità di Frisa e non solo di Frisa, uno spazio urbano che comunque necessitava di una riqualificazione. Quindi da una parte hai raggiunto un duplice obiettivo, perché hai riqualificato un'area e nello stesso tempo però stai sensibilizzando i cittadini verso le buone pratiche ambientali e quindi verso l'economia circolare. Oggi viviamo l'epoca del Green Deal europeo, viviamo l'epoca della transizione ecologica, il che significa che tutti quanti noi vogliamo un pianeta, una regione Abruzzo più sostenibile, più verde, non solo dal punto di vista ambientale ma anche dal punto di vista economico e dal punto di vista sociale. Il che significa che ovviamente noi come regione Abruzzo dobbiamo mettere in atto tutte le azioni affinché in effetti possiamo avere e proiettarci verso uno sviluppo sostenibile della nostra regione. Oggi purtroppo viviamo una crisi che è quella pandemica, che tra virgolette ci ha fatto un po' perdere di vista un'altra crisi, un'altra emergenza che è quella climatica. Noi abbiamo obiettivi importanti da raggiungere, non lo dico io, lo dice la comunità europea rispetto alla neutralità climatica, alle emissioni CO2, e che significa che dobbiamo darci da fare. Darci da fare significa mettere in campo azioni e coinvolgere i cittadini. Se i cittadini vengono coinvolti, vengono responsabilizzati, allora sì che l'obiettivo può essere raggiunto. Noi come Regione Abruzzo stiamo facendo la nostra parte, stiamo rivedendo una legge urbanistica che ormai è dell'83, uno può pensare che c'entra, no, la pianificazione di un territorio incide, poi parla un tecnico, incide in modo importante anche rispetto a quelle che sono poi tutta la parte ambientale, perché da come si progetta un territorio dipende poi anche le emissioni di CO2 rispetto allo stesso territorio. Abbiamo approvato già l'anno scorso una legge sull'economia circolare che comunque proietta la Regione Abruzzo verso il futuro, perché abbiamo detto che noi vogliamo replicare quello che la comunità europea comunque ha definito, quello di vivere bene e vivere bene entro i limiti del nostro pianeta, il che significa che vogliamo una gestione sostenibile dei rifiuti, quindi vogliamo abbandonare in modo definitivo il concetto dell'usa e getta, dell'economia lineare che ha portato tantissimi danni al nostro ecosistema, al nostro pianeta, per arrivare in modo graduale a questa economia circolare, riuso, riqualificazione, eccetera, eccetera, eccetera. Questi sono i nostri obiettivi, vogliamo riporre al centro della nostra attenzione, al centro della nostra politica, l'uomo in quanto essere da rispettare, e quindi soprattutto l'esigenza primaria è aumentare la qualità di vita dei nostri cittadini. Grazie Nicola, complimenti a te, a tutta l'amministrazione comunale, saluto ovviamente tutti le altre persone che mi hanno preceduto nei loro interventi e saluto tutti i cittadini di Frisa. Viva Frisa e viva l'Abruzzo! Grazie Assessore, tu sei sempre presente nel nostro territorio. Ora, prima di procedere al taglio del nastro, vorrei che Gabriele Di Pietro ci spiegasse brevemente come funziona il sistema che sta dentro il parco. Grazie Sindaco, buonasera a tutti. Io parlare per ultimo per me è un motivo di, cioè nel senso, mi sento anche emozionato. Io sono un responsabile dei servizi della Ecolan, mi adopero ogni giorno affinché i cittadini possono ricevere un servizio efficace ed efficiente. Due parole velocemente prima che del funzionamento. L'ecoparco, oltre a restituire, diciamo, ai cittadini o a migliorare la fruibilità, si inserisce in un contesto più ampio, che è quello di avvicinare il cittadino all'idea del recupero ricevendo in cambio qualcosa. Questo non è stato possibile fino ad adesso. Il comune di Frisa, come ha detto, diciamo, il mio presidente, ha aumentato la percentuale di raccolta differenziata negli ultimi 5 anni di 20 punti in percentuale, però che non ha consentito di poter restituire al cittadino lo sforzo che il cittadino ha messo in campo per far sì che l'obiettivo venisse raggiunto.
Quindi l'ecoparco, qual è l'obiettivo dell'ecoparco, oltre a renderlo fruibile per i cittadini? Di avvicinare il cittadino al concetto del recupero e del, diciamo, avere in cambio un riconoscimento. Pone le basi a un passo successivo, che è quello di andare verso la tariffa puntuale, cioè sul principio della Comunità Economica Europea di chi inquina paga, avvicinare le collettività alla tariffa puntuale, e il nostro Presidente e Direttore Generale già sta ponendo le basi nel territorio per fare un passo successivo. Il cittadino si reca all'ecoparco, oltre a fruire di tutte le tecnologie messe a disposizione, può conferire la bottiglia di plastica, che fa parte dell'imballaggio che voi conoscete bene e fate bene nel comune di Frisa. Per ogni conferimento riceve un punteggio, alla fine dei punteggi può scegliere prendere un sapone ecologico, che è un concentrato che va diluito in un litro d'acqua, oppure prendere l'acqua minerale. Questo è è importante per avvicinare le collettività al principio: io recupero, riciclo e vengo remunerato per l'attività che svolgo. Mediamente, se non erro, sono circa un numero di bottiglie per raggiungere l'obiettivo, che va da 80 a 120, per avere i punti e per poter poi usufruire dei prodotti che la macchina distribuisce. Inoltre vengono distribuite le buste che vengono utilizzate per la raccolta dell'organico, del Mother B, e quindi diciamo che il cittadino oltre può recarsi in un luogo, ricevere la wireless gratis, poi non vi voglio anticipare, però adesso che entrate lo vedete, poter manutentere le bici, poter ricaricare le bici elettriche, tante di quelle cose per migliorare la qualità di un territorio e di una frazione. Complimenti al sindaco e grazie per quello che state facendo per l'ambiente. Grazie. Grazie Gabriele, poi notizie tecniche, ci saranno anche i tecnici di EcoControl che ci spiegheranno magari nel dettaglio come funziona il tutto, e a questo punto possiamo procedere al taglio del nastro.